Sì, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Il Rimini centra l'ennesimo 1-0 di questo inizio stagione, gioca male la squadra di Righetti, ma ottiene tre punti fondamentali come quelli conquistati sul campo di Firenzuola, Castelvetro e oggi ai danni della Pianese. Nel mezzo il pari interno col tutto coio. Se nonostante il gioco non arrivi, gli altri perdono terreno dietro, vedersi Firenzuola, si capisce che le classiche annate, toccando ferro, si assegnano anche da questi particolari. Rimini che non brilla ma è cinico come non mai, questa volta l'eroe di giornata prende il nome di Viti. L'inizio di marca locale con Guilherme che sgussa via tra due avversari venendo stoppato malamente al vertice a sinistro dell'area di rigore. L'arbitro si limita in questo caso ad assegnare il calcio piazzato a Rimini con Simoncelli che va alla battuta, la difesa ospite è libera sui piedi di Allotti e con la complicità di Bonaventura mette in difficoltà il portiere della Pianese. Dalla bandierina arriva una conclusione al volo con la sfera che centra il volto di Benedetti, costretto a lasciare il campo. Al suo posto Masi inserisce Bracciali. Il Rimini a questo punto tenta di rendersi nuovamente pericoloso, questa volta Lotti preferisce far da solo, conclusione che non inquadra il bersaglio. Poco dopo l'estremo ospite chiude in uscita sul lanciatissimo Guglielmo. Il curianese Lotti si dimostra uno dei pochi brillanti in campo, dal suo traversone arriva la conclusione di Simoncelli, murata dalla retroguardia ospite. A 40esimo, occasionissima per la Pianese, è Scotti a dire no al gol toscano con un volo a togliere da sotto la traversa il colpo di testa di Ferri. Romagnoli perde palla sulla tre quarti, la Pianese si invola in aria in contropiede ma Brighi ci mette una pezza e manda la sfera in calcio d'angolo. Allotti più a del fischio di chiusura prova a battere direttamente in porta la punizione al limite ma non c'entra lo specchio, sul versante opposto Golfo prende palla al limite e ci prova di sinistro con Scotti pronto alla presa nonostante una deviazione. Ancora Golfo protagonista sul finire di tempo dalla sinistra entra in aria e calcia di poco sopra la traversa. Dopo questa azione le squadre vanno a riposo sullo 0-0. Nella ripresa, dopo 10 minuti di noia, arriva la clamorosa traversa del Rimini con un bolide di Guglielmo che si stampa sull'incrocio, ma non passa la riga di porta. Con la Pianese che tira più di un sospiro di sollievo, sollievo che tuttavia si materializza anche sul tiro di Variola dalla distanza, palla bassa e preda del portiere ospite. Al 21esimo ancora una grande occasione per il Rimini, corner di Righini sul secondo palo per la testa di Brighi che sfiora di un nulla il palo, palla fuori. Quando la gara sembra orientata sullo 0-0, a 4 dalla fine arriva il gol del Rimini. Cross lungo di Guglielmo da sinistra, raccoglie Viti dalla parte opposta e infila il portiere con un perfetto pallonetto di sinistro sotto l'incrocio dei pali. Per l'ex Frosinone, l'ennesima gemma in questo torneo per una stagione tutta da incorniciare. Prima del triplice fischio finale c'è ancora il tempo per vedere Guglielmo che, servito da Pasquini sulla sinistra, lascia partire un tiro che sembra gol, ma con una deviazione esce fuori dallo specchio della porta. Termina qui una gara giocata sotto toro da Rimini con la Pianese che a di libero non ha fatto molto per impensierire Scotti. Se questo è il trend visto fino ad ora, in assenza di gioco e di divertimento, il Rimini guarda tutti dall'alto verso il basso con il minimo sforzo.